Buongiorno, siamo a Roma al Policlinico Umberto I, con il professor Cesare Aragona. Professore, grazie di essere con noi, Grazie responsabile del centro di riproduzione assistita. Parliamo quindi oggi di fertilità, parliamo delle problematiche delle coppie che non riescono ad avere bambini. Le donne sempre più hanno figli in tarda età e quindi chiaramente le difficoltà aumentano. Cominciamo col dire esattamente che cos'è la sterilità. Sì, possiamo fare riferimento alla definizione mostrata in questa diapositiva. La sterilità si identifica con l'assenza del concepimento dopo 12 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti ed in assenza di una patologia riconosciuta. Lei ha fatto riferimento alla sterilità che oggi si presenta in fasce di età più avanzate rispetto al passato. Questo perché? Perché certamente la vita di oggi e molti problemi sociali che accompagnano poi il cominciare, l'iniziale della coppia, tutti l'affrontare e risolvere quelli che sono i problemi legati all'inizio di una vita di coppia fa sì che viene a essere procrastinato il momento riproduttivo. E direi oggi viene, tanto per aprire un'introduzione preliminare, che proprio questo problema di mancanza del concepimento viene a essere particolarmente sentito e sofferto per due aspetti. Primo, perché ci troviamo a vivere un'epoca in cui siamo tutti abituati al concetto del controllo completo della contraccezione. Cioè la nostra è una società che ormai ci ha abituato da molti anni al controllo completo della contraccezione. Cioè noi, se non vogliamo un figlio, abbiamo un appoggio tecnico che ci consente di non averlo. E allora l'altra faccia della medaglia è nel momento in cui lo vogliamo a tutti i costi e siamo portati a pensare che la tecnologia è in tutti i casi in grado di rispondere alla nostra richiesta di riproduzione. Il che in parte può essere vero, però ritorna di nuovo il fattore età, perché quanto più avanziamo con il fattore età, particolarmente nel sesso femminile, tanto più sarà difficile riuscire a portare a termine quello che è il presupposto del nostro progetto, anche facendo riferimento a delle tecniche mediche molto avanzate. Cominciamo a vedere da un punto di vista proprio di epidemiologico quanto incide il fattore sterilità a livello di una popolazione. Da studi di popolazione emerge che la probabilità di gravidanza è del 20-25% per ogni ciclo, questo è l'indice di fecondità. 40% al secondo mese per raggiungere l'80% entro un anno di rapporti regolari continui non protetti, per cui il 19% delle nuove coppie avrà problemi riproduttivi dopo 2 anni. Quindi il 4% saranno sterili. 15% saranno subfeconde. L'epidemiologia, come va questo fenomeno della sterilità? Si tende a mantenersi costante nel tempo. Qui vediamo l'andamento della sterilità, la percentuale di sterilità che ci si presenta nei nostri centri nel corso dei decenni. Vediamo che non è cambiata nel corso degli anni, la percentuale di sterilità. Quello che cambia sono le cause che sono sottese dalla sterilità stessa. Parlando di sterilità, parleremo di sterilità di coppia, quindi sterilità da fattore maschile e da sterilità da fattore femminile. Come ginecologo limiterò il mio intervento alle cause di sterilità da fattore femminile. Quindi noi abbiamo da menzionare il fattore femminile al 57%, entro il quale fattore vediamo il difetto ovulatorio 29%, il fattore tubarico 16%, il fattore endometriosi 7%, il fattore cervicale 2%, fattore uterino il 3%. A fronte di un 57% di fattori femminili riscontriamo un 20% di fattori maschili, 4% sterilità inspiegata, fattore misto 18%. Come tutte le percentuali dipendono dalla sede in cui tali percentuali vengono raccolte. Per cui se noi ci troviamo all'interno di un centro andrologico o di un centro urologico, certamente l'impatto del fattore maschile sarà generale.
Ma volendo valutare globalmente la problematica, potremmo dire che avremo un 60% globale di fattori di sterilità femminile e un 40% di fattore maschile. Perché questa prevalenza di fattore femminile? Perché mentre l'elemento maschile apporta semplicemente i gameti maschili ai fini della riproduzione, l'elemento femminile deve non solo apportare il gamete femminile, quindi l'ovocita, ma poi dovrà anche farsi carico della gestione della gravidanza e quindi risentirà con un fattore aggiuntivo di possibile patologia laddove c'è una patologia dell'utero, del sistema, quindi che deve portare avanti la gravidanza, e quindi la donna porta seco intrinsecamente una possibilità di patologia lievemente superiore al fattore maschile, proprio per questa più complessa funzione che ha la donna nei confronti dell'uomo. Età e riproduzione. Come prima abbiamo accennato che il fattore età sta rendendosi più evidente nella nostra società rispetto a come era per esempio all'inizio del secolo, vediamo, diciamo, a conferma di questo, vediamo come nella nostra esperienza ormai più che trentennale l'età della paziente che si presenta a chiedere un approccio terapeutico alla propria incapacità di iniziare una gravidanza è progressivamente aumentata, sino a passare dai 33 anni di media nel 1985 fino ai 37 anni e mezzo, quasi 38, al di là, insomma, intorno agli anni 2005-2010. Quindi notevolmente c'è una richiesta più tardiva di prestazione medica. Questo richiedere la gravidanza in un momento più avanzato della vita già di per sé è un elemento ostativo, perché tutti noi siamo abituati al concetto di menopausa. La donna raggiunge in media la menopausa in Italia intorno ai 50, 52, 53 anni, ma poi sono a conoscenza del fatto che circa 10 anni prima che compaia l'evento menopausa comincia a presentarsi quello che è il concetto dell'ovopausa, cioè della cessazione o del decadimento di quella che è la funzione ovocitaria legata appunto all'ovulazione. Quindi 10 anni prima che comincia a presentarsi sul piano sintomatologico l'assenza della mestruazione, già 10 anni prima ha cominciato a perdere la sua funzione, proprio l'attività fisiologica dell'ovocita, il che già di per sé comporta una difficoltà alla fecondazione e quindi all'inizio della gravidanza. Quindi problema gravidanza, problema sterilità, inquadramento della coppia infertile. La legge 40, che è stata introdotta nel nostro paese intorno nel febbraio del 2004, ha stabilito, a mio modo di vedere, due punti fondamentali. Un punto fondamentale è stato che per la prima volta definisce la sterilità come una patologia, perché prima della legge la sterilità era una condizione dell'esistenza, ma non era una patologia. E su questa, diciamo, su questo concetto di non essere una patologia è basato il fatto che gran parte delle assicurazioni non rimborsano i procedimenti terapeutici legati a questa realtà. Quindi concetto di malattia, concetto di gradualità dell'azione terapeutica, cioè non possiamo e non dobbiamo affrontare una condizione di sterilità subito con il massimo del nostro apparato tecnologico, ma dobbiamo tenere presente che dobbiamo rispettare un criterio di gradualità, quindi cominciare con gli accertamenti più semplici, con gli approcci terapeutici più semplici, per poi crescere fino ad arrivare a quelli più complessi. E quindi necessaria la diagnosi di sterilità, ma che sia una diagnosi basata sull'evidenza, quindi basata su una serie di analisi oggi effettuabili in gran parte nei centri che si occupano di questo, pubblici o privati nel nostro paese, quindi necessità di mettere in atto tutti quei procedimenti diagnostici che devono portare alla diagnosi della causa di sterilità. E su questa diagnosi poi deve cominciare il processo, possibilmente di gradualità, per cui cominciamo dai percorsi più semplici andando avanti poi a quelli più complessi.
Certamente il procedimento più semplice rientra nell'inquadramento di primo livello della coppia infertile. Quindi come orientarsi, quindi noi medici ci dobbiamo orientare e successivamente come dobbiamo orientare e consigliare la coppia che si è rivolta a noi. Questi due articoli fanno riferimento a quello che dicevamo prima, che l'accesso alle tecniche in un sistema sanitario, sia esso pubblico o privato, richiede che sia definita bene la sterilità e d'altra parte che ci sia questa sterilità accertata da un procedimento diagnostico preciso e certificata, insisto su questo, certificato da atto medico. Non può essere una sterilità astratta, ma certificata da atto medico. Quindi, procedendo con queste diapositive, quindi ribadiamo la gradualità e poi ancora di nuovo un nuovo dato emerso, l'importanza del consenso informato. Ormai tutta la medicina ha alla sua base l'acquisizione del consenso informato e anche in quest'area è fondamentale che ci sia un consenso informato. Un consenso informato che deve mettere la coppia in grado di conoscere l'entità della sua patologia, di ben conoscere la gradualità delle tecniche utilizzate e soprattutto, da una parte, i risultati delle tecniche impiegate in funzione della condizione clinica presente e come ultima, ma probabilmente come la prima, anche la possibilità degli effetti collaterali e dei pericoli a cui si va incontro quando si applicano queste tecniche. E quindi screening di base della coppia, valutazione clinica di base, esami preconcezionali previsti sia a carico del partner femminile che quello maschile, perché ribadiamo, sterilità deve essere sempre vista come una condizione di coppia e non limitata a un partner o all'altro. Opzioni di trattamento per la coppia sterile. Per una coppia giovane alcune raccomandazioni basilari, fondamentali, per esempio i rapporti sessuali ogni 2-3 giorni a prescindere dal periodo di ovulazione, cioè grosso modo avendo individuato quello che può essere il periodo ovulatorio, rapporti non tutti i giorni ma alternati proprio per cercare di ottimizzare il momento riproduttivo. Stop al fumo per entrambi i partner, il fumo è una condizione nociva per la riproduzione, così anche l'alcol, ridurre il consumo di alcol, il controllo del peso, la massa corporea deve essere riportata in condizioni fisiologiche, perché se noi abbiamo o un eccesso di peso patologico o un difetto di peso, anche questo impatta sulla funzione riproduttiva. L'assunzione di acido folico per prevenire eventuali malformazioni precoci e poi non dimentichiamo il vaccino per la rosolia in caso di sieronegatività, perché oggi non si può pensare di entrare in una gravidanza senza aver accertato la presenza degli anticorpi protettivi nei confronti della rosolia, proprio perché sappiamo che la rosolia può determinare gravi patologie nel corso della gravidanza. L'iter diagnostico della donna sterile o infertile, importanza dell'anamnesi. L'anamnesi è importante in tutte le condizioni mediche, una buona anamnesi è una mezza diagnosi. E quindi l'anamnesi sarà un'anamnesi personale, un'analisi ostetico-ginecologica, un'analisi sessuale. Un'anamnesi personale, cosa vuol dire? L'età della paziente, il peso della paziente, come dicevamo prima, l'uso di alcol, l'abitudine al fumo, l'assunzione di farmaci, a volte psicofarmaci, che possano interferire sulla funzionalità dei meccanismi di controllo del ciclo ovulatorio. Attività lavorativa, quindi esposizione magari in ambiente di lavoro a condizioni ambientali dannose da un punto di vista sostanze inalate che possono disturbare appunto la funzione del follicolo, e per esempio interventi chirurgici pregressi e anche la possibilità che la paziente sia passata attraverso delle malattie sessualmente trasmesse. E questa è un'informazione importante che va data soprattutto agli adolescenti, perché oggi sappiamo che a volte si dimentica
di assumere certe precauzioni anche nei contatti promiscui, e quindi la possibilità che malattie sessualmente trasmesse, faccio un esempio senza arrivare a quelle più gravi dell'AIDS o della malattia venerea e sifilide, però anche la stessa l'HPV o per esempio la clamidia possono portare delle conseguenze difficilmente poi curabili, che possono lasciare degli strascici nel sistema genitale con impatto nel momento riproduttivo. Anamnesi ginecologico-ostetica, l'età della prima mestruazione, le caratteristiche del ciclo regolare o irregolare, pregresse gravidanze o interruzioni di gravidanze magari provocate, che a secondo della modalità certamente possono lasciare il segno, e anche il periodo di ricerca della gravidanza, cioè da quanto tempo stiamo cercando di avere una gravidanza. Poi un'anamnesi sessuologica, quindi se c'è del disturbo della funzione sessuale, vaginismo, dispareunia, numero di coiti a settimana e anche diciamo le modalità con cui il rapporto stesso viene a essere vissuto. L'iter diagnostico della donna, valutazione anatomica basale, queste insomma sono cose evidenti, cioè dobbiamo sapere com'è la morfologia dell'utero e dell'apparato genitale, e quindi ecografie transvaginali per valutare la morfologia dell'utero e la valutazione della funzione e della pervietà delle tube, che può essere raggiunta o mediante un'indagine radiografica, l'isterosalpingografia, o un'indagine ecografica, la sonoisterosalpingografia. Perché naturalmente l'integrità morfologica dell'apparato genitale è la base di ogni nostra azione, diciamo, diagnostico-terapeutica. Poi funzionalità ovarica, dosaggi ormonali, presumibilmente in fase iniziale del ciclo o in fase più avanzata, nella seconda fase, per verificare la funzione ovulatoria, e poi tamponi vaginali flogistico, un tampone flogistico infiammatorio per escludere che non ci siano fattori di infezione locale che possono interferire negativamente col passaggio degli spermatozoi. Funzionalità, valutazione di funzionalità ovarica, ecco, questo direi che tradizionalmente si è sempre un po' esagerato in questa valutazione della funzione ovarica. Perché? Perché quando ci troviamo di fronte a un ciclo regolare di 28 giorni, 30 giorni, dal mio punto di vista non ha molto senso effettuare uno studio molto approfondito, che di solito viene effettuato in fase iniziale, a metà ciclo e nella seconda parte del ciclo, perché tutto ciò comporta anche un notevole costo a livello del sistema sanitario nazionale, con pochi risultati. Come anche oggi comincia a essere diffusa un po', quasi una moda, quella di fare ricorso a certe valutazioni precoci, per esempio al terzo o quinto giorno del ciclo, per capire se, esplorando alcune sostanze, alcuni fattori, per esempio l'inibina beta o il fattore antimulleriano, per capire se ci sarà la tendenza ad andare incontro a un'insufficienza ovarica, diciamolo in maniera più semplice, a una menopausa precoce. E naturalmente molto spesso queste analisi che possono avere il tempo che trovano, però possono determinare una condizione di allarme, di ansia nel soggetto, che addirittura quando coglie questa possibilità di rischio entra nell'ordine di idee di fare ricorso magari a quello che si chiama il social freezing, cioè al congelamento preventivo dei propri ovociti nella previsione che quel giorno in cui avrà bisogno di utilizzare gli ovociti dal punto di vista riproduttivo non sarà più in grado di fornirli, perché si saranno persi per strada. Anche questo, dal mio modo di vedere, è forse un po' un'esasperazione, una medicalizzazione eccessiva di quella che è la vita, per quella che è la vita anuale, di quella che è la fisiologia. Perché con questo criterio viviamo la vita con serenità, con igiene della vita, con prudenza, e poi quando si presenterà il momento
di affrontare la problematica serenamente, l'affronteremo senza, tralasciando certamente un approfondimento più delicato, più mirato nelle condizioni in cui o la storia familiare o l'anamnesi, quindi la presenza di condizioni suggestive per fatti morbosi che si siano determinati, ci possano far indirizzare verso un approfondimento. Ma gli adolescenti o le giovani donne che hanno i cicli normali, lasciamole vivere tranquillamente la loro fisiologia riproduttiva o meno, e poi quando sarà l'affronteremo. Vogliamo dire, ecco, qualcosa di più sulle cause di sterilità, ma sempre per esprimere un concetto. Qui vediamo rappresentato le cause di sterilità divisa per età, per gruppi di età della donna: donne di età inferiore a 35 anni, di età compresa tra 35 e 39, donne al di sopra dei 39 anni. Quindi le cause di sterilità delle coppie o delle donne in queste fasce diverse di età cambiano, per cui quanto più noi siamo in una fascia di età giovane, i fattori saranno fattori veri, quindi saranno nel maschio, nella parte maschile, una zoospermia da trauma, da neoplasia, da intervento chirurgico con rimozione dei testicoli, eccetera. O nella donna, fattori importanti organici, fattore tubarico, quindi un'occlusione tubarica, una gravidanza extrauterina, quindi fattori organici facilmente documentabili. Oppure problema ovulatorio relativo a un'ovulazione che magari non funziona bene per motivi molteplici. Più andiamo avanti con l'età, più vediamo che con difficoltà si riesce a identificare il fattore, proprio perché l'età di per sé è il fattore. Quindi la quarantenne ha nell'età e in quel, diciamo, invecchiamento dell'ovocita dal punto di vista funzionale il fattore che rende più difficoltoso l'inizio di una gravidanza. E questo perché? Perché gli ovociti nella donna di età più avanzata, intanto l'ovocita, diciamo, è numericamente inferiore, quindi il numero dei follicoli, il contenuto dell'ovaio, diminuisce. L'ovocita nell'età più avanzata comincia ad avere un'anomalia dei cromosomi. Sappiamo che con l'avanzare dell'età la possibilità di aborti spontanei o di feti malformati aumenta come evidente conseguenza di questa anomalia cromosomica, e quindi l'aumento, quindi i fattori degenerativi sempre della cellula uovo, quindi atresia, apoptosi oppure alterazioni anche metaboliche di quei mitocondri dell'ovocita che costituiscono l'elemento energetico dell'ovocita stesso. Quando dobbiamo fare qualcosa, che opzioni abbiamo? Un'opzione medica, un'opzione chirurgica o un'opzione di riproduzione assistita di primo, secondo e terzo livello. L'opzione medica, presto detto, se ho un'ovulazione che non funziona, con delle cure mediche noi possiamo risolvere l'alterazione dell'ovulazione, quindi la paziente potrà riprendere una ovulazione normale e rimanere gravida spontaneamente o mediante delle semplici inseminazioni intrauterine. Quanto dobbiamo insistere con gli elementi, diciamo, con questo approccio di primo livello di aiuto dell'ovulazione o di, diciamo, pratiche di tipo inseminazioni semplici? E per esempio è chiaro che il buon senso ci deve guidare, quindi dopo 4 cicli di inseminazione intrauterina è ragionevole passare a tecniche di secondo livello. D'altra parte, passare a tecniche di secondo livello non vuol dire che tutto ciò che era la medicina tradizionale è dimenticata, è da non considerare. Per esempio, anche quelli che sono stati dei maestri, diciamo, dei punti di riferimento storici nel settore della riproduzione assistita, ci dicono che se la chirurgia può offrire un'accettabile opzione alla coppia, si può fare ricorso alla chirurgia. Quindi la chirurgia tubarica certamente non può essere definita una condizione ormai obsoleta nel settore della sterilità. Però naturalmente anche qua ci vuole un criterio di buonsenso. Per esempio, ci sono dei fattori di base che anche il medico di famiglia può considerare. Per esempio, fattori di ordine generale, l'età della paziente. Una paziente che abbia superato i 37 anni, è chiaro che inviarla
alla chirurgia, per esempio pelvico o tubarica, vuol dire un perdere tempo, perché dopo, quanto dobbiamo aspettare dopo l'evento chirurgia per entrare poi nella riproduzione assistita? Quindi il fattore età, anche le considerazioni etiche della coppia, una coppia che non volesse accedere a condizioni, a terapie, diciamo, extracorporee, potrà insistere su un procedimento di tipo anche tradizionale chirurgico, accettandone poi le conseguenze o i possibili risultati ancorché bassi. Se noi ci troviamo di fronte a pazienti che hanno un problema tubarico o per grave endometriosi o per fattori infiammatori e gravi, se non addirittura per processi tubercolari incontrati nell'età adolescenziale, certamente non sarà il caso di fare ricorso alla tecnica chirurgica, ma dovremo fare ricorso a tecniche di tipo diciamo riproduzione assistita. Cos'è questa riproduzione assistita? È l'insieme delle tecniche mediche e biologiche che permettono la riproduzione al di fuori dei processi naturali per soddisfare il desiderio di riprodursi di una coppia. Grande evento nella storia dell'umanità che, diciamo, fa seguito all'evento contraccezione, cioè la contraccezione aveva separato il momento sessualità dal momento riproduttivo. Qui separiamo il momento riproduttivo dal momento sessualità, quindi noi possiamo avere una riproduzione senza sessualità, quindi l'incontro dei gameti determina l'embrione al di fuori di un rapporto di sessualità, di un contesto di sessualità della coppia, e poi quindi noi aiutiamo la formazione di un embrione extracorporeo, extrauto, e poi lo ricollochiamo all'interno dell'utero materno sperando nell'impianto. La stimolazione ovarica. Quali sono le fasi fondamentali delle tecniche di riproduzione assistita? Avevamo visto prima che dove mancava l'ovulazione, noi dovevamo con delle medicine aiutare l'ovulazione, ma aiutare l'ovulazione vuol dire aiutare la formazione di un ovocita, perché manca l'ovulazione, aiutiamo, quindi dobbiamo dare una terapia morbida che aiuti l'ovaio a fare un follicolo, a fare un ovocita. Qui invece dobbiamo, laddove non riteniamo opportuno utilizzare un ciclo spontaneo, che oggi avviene in circa il 10% di tutte le situazioni, cioè in casi particolari su cui non mi soffermo, nel 90% dei cicli di riproduzione assistita dobbiamo indurre quella che si chiama la superovulazione, cioè far crescere più follicoli nell'ottica di avere più ovociti, di avere più embrioni, quindi per aumentare con l'inserimento di più embrioni la probabilità statistica che avvenga un impianto. E questo ci espone naturalmente a degli effetti collaterali che possono essere pesanti. Intanto la sindrome della iperstimolazione ovarica, quindi se non viene ben accompagnata la stimolazione ovarica ci può essere una risposta eccessiva dell'organismo e si possono verificare delle gravi situazioni di per esempio di emoconcentrazione, cioè escono i fluidi, il sangue si concentra e quindi possono sopravvenire delle trombosi massive, alterazioni dei sali, degli elettroliti, quindi perturbazioni cardiache e renali che possono portare a morte il paziente. D'altra parte la possibilità che se si inseriscono più embrioni naturalmente ci possa essere una gravidanza plurigemellare, finché sono due gemelli tutti contenti, tre gemelli è un effetto collaterale, quattro diventa essere un effetto grave, una complicazione che accompagnerà la gravidanza e che in certi paesi può anche portare a una mancanza di assistenza da parte del sistema sanitario nazionale, perché si sono trasgredite quelle che sono le linee guida della società stessa. Qui vediamo un ovaio stimolato, qui generalmente in un ciclo normale quello che si vede è un solo follicolo, qui c'è una stimolazione ovarica con ormoni e vedete tanti follicoli, e sarà abbastanza agevole, questa qui finisce la sonda vaginale che farà vedere questo quadro, e da questo punto con un ago, diciamo in qualche modo connesso alla sonda vaginale, si penetra nell'ovaio ed è facile aspirare il liquido dei vari follicoli entro cui andremo a intercettare l'ovocita.
Naturalmente vediamo un po' che cosa succede quando abbiamo questa un'ovocita fuori dell'organismo materno. Qui vediamo rappresentata una tecnica di seconda generazione, quella che si chiama la ICSI, cioè la fecondazione in vitro, che era la prima generazione, considerava l'incontro in provetta, diciamo nella piastra, dell'ovocita e dello spermatozoo, per cui lo spermatozoo da solo raggiungeva l'ovocita e determinava la fecondazione. Con questa tecnica, che è ICSI, che sta per Intracytoplasmic Sperm Injection, con questa tecnica invece lo spermatozoo viene portato direttamente all'interno della cellula uovo, penetra direttamente e dismesso, e questa è l'apparecchiatura, il micromanipolatore, che è come un joystick pilotato dalla biologa, porta esattamente con una precisione millimetrica, diciamo, questa cannula, microcannula che contiene lo spermatozoo e dismette lo spermatozoo all'interno dell'ovocita. Ecco, di nuovo qui vediamo l'avvicinamento dell'ago all'ovocita tenuto in sede da questa pipetta aspirante, penetra all'interno dolcemente dell'ovocita provocando una lieve depressione all'interno della superficie e poi dismette lo spermatozoo e viene ritirato. Naturalmente con l'attenzione di posizionare l'ovocita in modo tale che non si ledano lesioni delle strutture importanti dell'ovocita stesso. Può essere un ovocita immaturo, che quindi ancora presenta delle caratteristiche di immaturità, per cui non è adatto ad essere inseminato perché l'abbiamo preso troppo presto, mentre invece, vedete la differenza, l'ovocito maturo è circondato da tutta una serie di cellule, sono le cellule della colonna radiata, che appunto accompagnano l'ovocita maturo, e queste cellule quasi si stratificano in maniera tale di indirizzare gli spermatozoi a raggiungere il bersaglio, quindi un meccanismo che la natura ha messo in atto proprio per favorire il momento della fecondazione. Questo invece, ecco, è l'ovocita che, pulito da tutto quel gruppo di cellule, si presenta pronto per le sue, diciamo, per essere utilizzato nella inseminazione intracitoplasmatica. E quello che dà il senso della maturità dell'ovocita è questo corpuscolo che si chiama corpuscolo polare, il corpo polare. Di che cosa è espressione? È espressione di quella, diciamo, di quel processo che si chiama la meiosi, che è fondamentale perché? Perché l'ovocita, come lo spermatozoo, prima di incontrarsi tra di loro, devono ridurre il patrimonio cromosomico genetico che hanno, proprio perché riducendolo poi ne ricostituiscono l'unità una volta che si incontrano, altrimenti andremo incontro a un aumento progressivo di cromosomi con possibilità di mostruosità. Quindi l'espressione di questo corpuscolo vuol dire che questo ovocita ha eliminato intanto per la prima parte il patrimonio cromosomico che andava ridotto ed è pronto per incontrare lo spermatozoo che sarà andato incontro a uno stesso meccanismo di riduzione. Come centro universitario certamente non facciamo solo clinica, ma dobbiamo anche essere aperti a progetti di ricerca, dobbiamo guardare anche al futuro, dobbiamo anche tenere presente quelle che saranno le problematiche del futuro che stanno dietro l'angolo. E questa è un'ovocita guardato con tecnica diversa, cioè con microscopia elettronica. Cioè l'immagine che abbiamo visto prima erano ovociti guardati con microscopia ottica più o meno ordinaria, ingrandimento minore. Qui invece entriamo nella microscopia elettronica, quindi che aumenta notevolmente la visione dell'ovocita. Quindi se noi vediamo un'ovocita con utilizzando un microscopio elettronico scansione, noi vediamo che il fascio elettronico praticamente sfiora la superficie dell'ovocita, che ci appare in questo caso come una spugna. È difficile non riconoscere in questa immagine una spugna. Se noi andiamo a notare all'interno, al di sopra di questa spugna, di questi filamenti, vediamo degli spermatozoi che si poggiano sopra questa spugna e praticamente tentano di incanalarsi proprio per raggiungere il centro dell'ovocita. Quindi questa è praticamente
la superficie dell'ovocita ed in particolare quella che si chiama la zona pellucida dell'ovocita, che da circa 30 anni in collaborazione con l'Istituto di Anatomia Umana Normale studiamo proprio per coglierne certi aspetti che possono avere un'importanza per quanto riguarda la funzione per esempio del settore che ci interessa, che è la fecondazione. È apparso chiaro fin dall'inizio, cioè da più di 20 anni fa, che se la zona pellucida presentava questa struttura tipo spongioso, tipo spugna, lo spermatozoo poteva aderire sulla superficie, poteva penetrare e dava la fecondazione. Qualora noi invece per motivi anche tecnici non avessimo ottenuto nella nostra simulazione una superficie di questo tipo, ma una superficie glabra, una superficie liscia, vedevamo gli spermatozoi sperduti, smarriti, che vagavano all'interno di questa cosa senza sapere che cosa fare, e quindi non c'era la fecondazione. Quindi allora avevamo raggiunto queste cognizioni. Oggi ne abbiamo, dopo tanti anni, ne stiamo valutando altre. Di che tipo? Allora, noi abbiamo visto che, questa immagine, in qualche modo questa immagine ci sembra un po' la Terra vista dallo spazio, con queste, irregolarità, montuosità, eccetera. E allora ci siamo chiesti che cosa succede se, per esempio, noi applicassimo a questa irregolarità dell'ovocita Terra la tecnologia spaziale che viene usata, dai satelliti per studiare i continenti, per studiare le montagne, gli avvallamenti, e per capire per esempio di quanti centimetri si muove l'Africa in un anno. Benissimo. Allora, che cosa succede? Che se noi cominciamo ad analizzare con questi meccanismi quella che è la variabilità di questa superficie nel senso che abbiamo detto, quindi vediamo che questa variabilità dello spessore della zona lucida dell'embrione, quindi studiata nei minimi particolari e nella minima variabilità, può portare degli shape, degli aspetti, quando fossero computerizzati in maniera integrata, che possono essere espressione della qualità dell'embrione stesso, che in qualche senso sembra un po' la scoperta dell'acqua calda. Cioè, se noi abbiamo un involucro esterno, quindi una membrana esterna, la membrana esterna rappresenterà il punto di contatto, di equilibrio tra elementi interni ed elementi esterni. Quindi le influenze esterne mi modificheranno l'aspetto della zona esterna. Allora, se noi in qualche misura poniamo una soglia di valori in relazione a queste integrazioni di osservazioni fatte, possiamo quasi distinguere embrioni di ottima qualità e embrioni di pessima qualità. Come dire che già precocemente, se questi nostri studi verranno confermati, allargati su casistica, grazie al casiste più larghe, potremmo aver colto degli elementi che in maniera molto precoce possono farci sapere quale sarà il destino dell'embrione. Alcune considerazioni finali. L'ecologia e riproduzione. Quando noi pensiamo a riproduzione, non dobbiamo solo pensare alle patologie che leggiamo nei libri, ma anche all'importanza dell'ambiente, lo smog, questi fusti pericolosi che vengono dismessi, l'ambiente di lavoro, la contaminazione dell'aria, anche le sostanze, il degrado del materiale plastico che poi entra nelle cose che mangiamo o beviamo, quindi anche questo può portare, entra nella catena, no? Che sicuramente impatta su quello che è poi il momento riproduttivo. E quindi l'importanza ambiente, attività lavorativa e salute riproduttiva. La possibilità che in un futuro non lontano, si sarà in grado di ricostruire i gameti artificiali a partire dalle cellule staminali, naturalmente la clonazione di cui ogni tanto ci torna a parlare rimane più, la possibilità di un gioco quando applicato nell'umano,
però questa, diciamo, anche come gioco ci fa pensare a quelle che possono essere anche le applicazioni estreme di queste micro tecnologie. Cioè, una volta che si è entrati dalla fecondazione in vitro alla fecondazione intracellulare, quindi si è passate dalla riproduzione assistita alla riproduzione micro assistita, si è entrati all'interno delle cellule e quindi si è aperto il vaso di Pandora senza fine, per cui oggi si può fare tutto e ancora più di tutto. E direi, dicevamo prima, che dobbiamo essere aperti anche a quello che c'è dietro l'angolo, e dietro l'angolo ci può essere anche la possibilità che queste tecniche di riproduzione assistita mediante la crioconservazione, che non sarà la social freezing di cui parlavo prima, ma una crioconservazione in condizioni particolari, per esempio nelle pazienti oncologiche che hanno incontrato la neoplasia in età giovane, cioè può permettere di offrire, proteggendo, conservando, crioconservando i gameti opportunamente, può permettere a queste giovani pazienti, laddove fossero, avessero recuperato dall'evento neoplastico, di utilizzare questi ovociti per avere anche una vita riproduttiva normale, quindi una qualità di vita completa. E poi il concetto dello spazio. Noi adesso siamo ormai abituati alle stazioni spaziali, alla possibilità di astronaute, donne astronaute che stanno nello spazio, quindi spazio, che ho messo il T per così sottolineare il concetto, spazio vuol dire microgravità, assenza di gravità. Quindi, come c'è l'astronauta che è stato nello spazio, che torna avendo perso una certa percentuale di massa ossea, perché mancando la gravità i processi sono differenti, cosa succede a quei momenti ovocitari, alla meiosi, alla divisione cromosomica, laddove c'è una condizione di gravità differente, di microgravità. Quindi la ovulazione, la meiosi in assenza di gravità sarà la stessa, oppure ci dobbiamo aspettare, diciamo, delle varianti che potrebbero anche aprire quadri patologici diversi. Quindi questi sono aspetti su cui già stiamo studiando, proprio per prevenire quelle che saranno le problematiche del futuro. Riproduzione assistita tra scienza e cultura, scientificamente fattibile, eticamente possibile. Arriviamo a quello che è stato, che di solito è la conclusione di tutti i miei interventi, o in Italia o all'estero, io chiamo la via italiana alla riproduzione assistita. Cioè, naturalmente, a parte la nostra dialettica sulla legge 40, però non possiamo dimenticare che noi abbiamo una via italiana alle cose. Noi, qualunque cosa, sia che andiamo in guerra, andiamo a portare la pace, sia che facciamo la riproduzione assistita, noi cerchiamo di imitare la natura senza stravolgerla. Anche perché abbiamo alle spalle migliaia di anni di cultura, migliaia di anni anche di, diciamo, di umanesimo, per cui non possiamo, credo che non possiamo e non dobbiamo procedere in questi settori così delicati senza avere alle spalle, appunto, la tradizione culturale, diciamo, da tutti i punti di vista, antropologica, sociologica, psicologica, ancorché cattolica, se vogliamo mettere, comunque filosofia, per cui non possiamo non seguire quella che è la via italiana di riproduzione assistita. E quindi la scienza da sola non può provvedere adeguatamente ai nostri bisogni spirituali, ma qualsiasi religione che rifiuti di abbracciare le scoperte scientifiche difficilmente sopravviverà nel XXI secolo. Quindi scienza da una parte, religione dall'altra, se riusciamo a combinare questi aspetti faremo solo che bene.